Visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi a Venezia. Sul tavolo la questione dell'ordine pubblico con gli episodi di violenza a Mestre e gli sfregi alla città dei Dogi, ma soprattutto i temi legati all'immigrazione con i numeri insufficienti del decreto flussi. A chiedere nuove strategie per soddisfare la richiesta di manodopera straniera, il comparto del turismo, che in Veneto è l'industria più redditizia, ma rischia di retrocedere sul terreno della qualità dei servizi. Vediamo tutto con Milva Andrioli. La stagione si annuncia eccezionalmente buona sul litorale, ma anche sul lago di Garda, mete preferite dai turisti del nord Europa, la riprova si avrà con la Pasqua, purtroppo anche in negativo. Mancano perfino i bagnini. Mancano camerieri, mancano cuochi, manca tutto il personale che gira attorno al mondo del turismo. Marco Michielli, presidente di Confturismo, calcola in 100.000 le figure che mancano all'appello. Cambiando il personale, chiaramente ne risente la qualità del servizio. Siccome della qualità del servizio noi facciamo l'unica arma di concorrenza e di competizione che abbiamo rispetto agli altri paesi nostri diretti competitor. Ci sono paesi che hanno nature selvagge incontaminate, belle come le nostre e anche di più. Noi com'è che li battiamo? Li battiamo con la qualità del servizio. Risultato? Quindi si vende la mezza pensione. Molti alberghi sono passati addirittura alla camera colazione e basta perché non riescono a trovare appunto personale. Posso citarvi alberghi che l'anno scorso hanno tenuto chiuso un piano, per esempio, perché non erano in grado di garantire le pulizie o di garantire il servizio. Ed è un delitto perché siamo un'industria che ha una domanda grandissima e non riesce a soddisfare la domanda. Quella della manodopera straniera, dice Michielli, è una via forzata, insufficiente in termini numerici il decreto flussi e con la concorrenza spietata in Europa, dice Michielli, rivolto al governo, bisogna cambiare strategia. Allora, extracomunitari, andare a cercare gente in altri paesi, formarli in quei paesi, dare un'accoglienza decente a queste persone che vengono qui, trovargli l'alloggio, non è una cosa impossibile da fare, la fanno i tedeschi, la fanno gli austriaci, la fanno i francesi, la fanno tutti.